Atalanta pareggia, Juventus vince. Questo non è il punto sul campionato, quello lo faremo domani a palle ferme, quando tutto il campionato sarà finito, la prima parte. Avremo tanto da parlare, anzi, tutta questa diciamo, questi giorni che ci attendono, iscrivetevi perché c'è tante cose, già molte sono pronte, simulazioni, ma c'è tanto davvero da parlare. Detto questo, non è il punto sul campionato, lo faremo domani, quindi la messa cantata, tutte le otto sorelle, eccetera, eccetera. Però voglio davvero avere un pensiero sia sulla Juventus che sull'Atalanta, perché questi risultati sono stati un po' loffi, diciamo, pochi gol, due gol in tutto, tre porte che sono state, diciamo, inviolate, quella Genoa-Atalanta e quella della Juventus, un Cagliari che poteva anche andare a fare il colpetto, non dico il colpaccio. È una situazione strana questa, sia della Juve che dell'Atalanta. Io inizio con la Juve, ma quella che mi intriga molto in questo momento è l'Atalanta, però la Juve mi intriga anche. Innanzitutto la Juve ha fatto punti con Salernitana, Genoa, Cagliari, ha pareggiato col Venezia, ha incontrato le ultime quattro della classe, mancava lo Spezia praticamente, ma ha incontrato davvero le ultime quattro della classe, però ha fatto punti, però si trova lì, l'orizzonte è abbastanza, non dico rosa, però è meno nero di quanto era fino a due settimane fa, perché si trova a quattro punti dalla Champions, da quell'Atalanta di cui andremo a parlare. Lo stesso può essere per la Roma e per la Fiorentina, o oggi se vincono si avvicinano, quello che se ne va, il tappo, diciamo, che esplode, che se ne può andare, quello dell'Inter. Perché dico questo? Perché la Juventus ovviamente lo sa benissimo che non lotterà per lo scudetto, ma sa altrettanto bene che deve lottare e deve arrivare in Champions League anche per una questione di bilancio. Il punto però è che la Juventus gioca davvero male, e infatti vince contro queste squadre quasi facendo addormentare. Ho visto i vari video che sono stati messi nel collage di Tifosiamo, brutti, cioè praticamente tutti a dire la stessa cosa: brutta partita, ci si addormenta. E attenzione, quando ci si addormenta significa che non hai fluidità di gioco, che no, questa è la Juventus è questa. Magari può ritornare Chiesa, può ritornare Dybala, e quindi può essere qualcosa in più. Quindi cosa sta facendo Allegri? Io mi metto la fortificazione là nella difesa, non voglio gol presi, il golletto mi scappa, faccio quei punti, arrivo al quarto posto, ho fatto il mio dovere, questo è quello che posso fare. In effetti si sta andando su questa linea, solo che la Fiorentina magari un galoppo un po' più veloce, la Roma sta tentando di fare qualcosina. L'altro punto è dell'Atalanta, perché ho sempre detto che quelle quattro che erano andate via, io non ho avuto sempre la sensazione che qualcuna di queste cadesse. Per me era il Milan e il Napoli che possono anche ancora cadere, non lo so, però non l'Atalanta. Io l'Atalanta non me l'aspettavo, perché pensavo che finalmente la dea fosse maturata, cioè avesse maturato proprio questo sentimento di dire: vinciamo anche le partite sporche, vinciamo anche quando non c'è da vincere. Però mi sto sempre più rendendo conto che invece l'Atalanta ha sbagliato in qualcosa. Vi spiego: l'Atalanta oggi è fisica, fortemente fisica, ma ha incominciato a perdere tanto di tecnica. Papu Gomez, va bene che è andato via anni fa, ma anche altri giocatori, anche il modo di giocare è meno sciolto, meno fluido, meno passaggi, meno tocchi di palla, anche perché quelli là davanti sono diventati un po' più vecchietti. Guardate che quando diventi vecchietto tu puoi andare ancora di forza, ma la lucidità è un'altra cosa, la lucidità, la velocità, e questa la perdi col tempo. E là davanti ne hanno perso tanto, perché il gioco del quando una squadra si chiude davanti all'Atalanta, l'Atalanta fa una fatica estrema persino a tirare in porta. Io mi ricordo l'Atalanta dei 7-0, 5-0, ma questi erano 2 anni fa, non neanche l'anno scorso, 2-3 anni fa, che aveva questa facilità di andare, velocità, 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 calcio veloce, triangolazioni là davanti l'aria, ma non le fa più queste cose, e non le fa più completamente. Capite qual è la differenza? Questa Atalanta che sta scivolando in un gioco che non è più suo, è un Atalanta che non riesce più a essere un Atalanta. Però ripeto, questo non è punto sul campionato, quello lo faremo domani, ma mi intriga moltissimo la situazione di queste due squadre, Juventus e Atalanta, che per certi versi si assomigliano. Stasera ci andiamo a vedere il Milan, c'è il Napoli, c'è l'Inter, c'è la Roma, c'è di tutto, e quindi ci saranno anche post partita. Domani c'è punto sul campionato, dopo ripeto ho tante sorprese, ci saranno tante live durante questo periodo, ci terremo compagnia, quindi iscrivetevi se non siete già iscritti, mettete la campanella, beh, è veramente importante, perché così siete avvertiti quando ci sono specialmente le live, dopo decidete di guardarle o no le live, però non ho niente da fare. Oh, c'è la live, aspetta, perché nelle live io lascio parlare a tutti voi, non sono solo io che parlo, ma siete voi che parlate con me, quindi è un modo anche per stare in
in compagnia che in questi giorni ci starà bene. Detto questo, ragazzi, alla prossima. Stasera di tutto c'è. A più tardi, ciao ragazzi.